Posta all'estremità settentrionale della Val Camonica, Ponte di Legno è una vivace località turistica sulla strada del Passo del Tonale. Situata a 1260 metri sul livello del mare, è rinomata sia per il turismo invernale che per il turismo estivo ed è considerata una delle più belle stazioni sciistiche delle Alpi. Anche nei periodi più tranquilli, in realtà, un po' di turismo c'è sempre. Soprattutto io ho visto una buona crescita anche nei periodi autunnali. Sicuramente il fogliage, il cambio dei colori, soprattutto se sono delle belle giornate, oggi l'attività all'aria aperta piace e ha incanalato proprio uno specifico turismo. Hanno aiutato molto anche le biciclette a pedalata assistita, secondo me. E quindi con una bella giornata di ottobre nulla vieta di fare un'escursione in un orario adatto per godere di un bel paesaggio, ecco. A Ponte di Legno, il ristorante Il Panoramico serve il resort ad Amello, con una sala per governare i pasti delle mezze pensioni e delle pensioni complete, e una sala in cui proporre menù raffinati che non escludono il pesce, ma soprattutto accompagnati da una scelta di vini provenienti da una cantina ricca di 500 etichette. Noi facciamo una ristorazione medio-alta. Siamo stati anche un po' pionieri nel fatto del pensare che la montagna si possa congiungere col mare, e quindi la ristorazione fa da ponte mare-montagna, perché noi facciamo sia pesce che selvaggina che carne in generale. Poi una cosa secondo me molto interessante del nostro ristorante è che noi abbiamo una cantina abbastanza vasta di vini, perché siamo circa sulle 500 etichette, però manteniamo un target prezzo molto interessante, perché a noi piace che i nostri clienti bevano determinate bottiglie senza pagarle delle cifre fuori scala, ecco. È anche una politica legata proprio un po' alla cantina del vino, che ci piace che la gente provi magari dei prodotti a un prezzo intelligente, ecco. La politica del ristorante è quindi di applicare al vino un ricarico minimo, proprio per contribuire a instaurare con il cliente un rapporto basato sulla cultura gastronomica, favorire una conversazione che ha come soggetto il vino e stabilire fin da subito una sintonia che porti la clientela a ritornare per continuare il discorso. La cena comincia con un antipasto a buffet a base di affettati, formaggi, alette di pollo e costine cotte a barbecue a bassa temperatura. L'aperitivo verte su una scelta di vini spumanti biologici di Franciacorta, delle cantine Maiorini. I barbecue Dolce Vita hanno sfornato una degustazione di carne alla griglia, cotte a regola d'arte per esaltarne le caratteristiche. Fiorentina di Simmental bavarese, T-Bone Black Angus Nebraska e Tomahawk Red and White, servite con una selezione di vini raccolti da Maurizio Cavalli.